Salve ragazzi! Questo mondo del paranormale non finisce mai di stupirci. Sono parecchi mesi che ho messo questa telecamera infrarossi nella grotta che abbiamo in fondo a dove è la sede del GRP. In fondo al garage abbiamo una grotta che poi è diventata una cantina e è stata trasformata poi in ripostiglio, dove ci abbiamo intercettato, perché sentivamo dei rumori, un fantasma un anno e mezzo fa circa. Era già un po' che eravamo qui, che la sede era qui, e la sera nel silenzio si sentivano questi rumori. Quindi si è dato per certo che c'era questa presenza. Poi abbiamo fatto l'indagine completa, abbiamo fatto saltare fuori e contattato questo Romolo, che è un ragazzo di 15 anni che è morto nel 1700, quando in via di caso qui abitavano dei duchi e dei conti. Però che è successo? Che dopo di lui non abbiamo avuto più contatti, solo qualche apparizione, ma sporadica. L'altra notte la telecamera che riprende questa grotta e che noi mandiamo spesso in live, cioè la facciamo vedere in tempo reale, ha catturato un piccolo pezzo di un'apparizione di un signore vestito tipo conte o qualcosa del genere. Si vede molto male, la figura è molto poco ben fatta dalla presenza che l'ha costruita, però sempre un'apparizione importante. L'ho messa nel filmato oggi pomeriggio, quindi l'avrete già visto. E comunque questo era per dirvi che le apparizioni, le presenze e il mondo del paranormale funziona, è esistente e veramente di qualcosa c'è sempre la prova che esista, perché noi delle indagini paranormali che cosa facciamo? Raccogliamo prove, raccogliamo indizi, raccogliamo delle testimonianze per portare poi un pochino più alla luce tutto quello che riguarda il paranormale, che spesso è stato abbandonato, sottovalutato, schiacciato per via di alcuni malfattori, delle streghe oppure finti maghi o finti sensitivi. Invece c'è tanto del vero in questo mondo del paranormale, ci sono tante verità, basta piano piano tirarle fuori tutte. Noi col nostro impegno, il nostro hobby e la nostra curiosità ci impegniamo a portare sempre più prove possibili affinché il paranormale diventi una scienza abbastanza accettabile come sono tutte le altre, e non una teoria senza fondamenti. Ok? Un abbraccio a tutti da Stefano. Buona serata. Ciao ciao.